La prima fotografia della storia è del francese Niépce ed è datata 1826. Prima di allora le rappresentazioni visive erano solo grafiche o pittoriche. Le prime fotografie del Duomo risalgono alla metà dell'Ottocento. I fotografi del Lombardo-Veneto, in quel tempo, venivano chiamati lucigrafi. Questo termine fu inventato dall'Accademia di Brera. I lucigrafi che per primi immortalarono la cattedrale furono Luigi Sacchi, Alessandro Duroni e Pompeo Pozzi. Fu l'arcivescovo Antonio da Saluzzo, sostenuto dai milanesi, a volere una nuova e più grande cattedrale. E nel 1386 si diede inizio ai lavori. Le fondazioni dei piloni erano opere colossali e cominciarono nel gennaio del 1387. Nel corso dell'anno il duca di Milano Gian Galeazzo Visconti assunse il controllo dei lavori ed impose un progetto più ambizioso di quello inizialmente proposto da Antonio da Saluzzo. La chiesa è dedicata a Santa Maria Nascente ed è la quarta cattedrale d'Europa. Viene dopo San Pietro in Vaticano, San Paolo a Londra e la Cattedrale di Siviglia. Nel 1387, per la costruzione dell'imponente cattedrale, fu istituita da Gian Galeazzo Visconti, allora signore della città di Milano, la veneranda fabbrica del Duomo. Essa fu appoggiata e promossa dall'arcivescovo Antonio da Saluzzo e il luogo scelto per edificare la nuova chiesa madre fu dove allora sorgeva la Basilica di Santa Maria Maggiore.
Gian Galeazzo Visconti scelse il marmo di Candoglia per la costruzione della nuova chiesa e nel 1387 fu concesso alla veneranda fabbrica del Duomo l'utilizzo delle cave di Candoglia. Il signore di Milano decretò anche l'assenza dei dazi sul marmo, il cui trasporto avveniva per via fluviale lungo il Lago Maggiore, il Ticino e i navigli milanesi, fino ad arrivare dove oggi si trova l'attuale via Laghetto, dove un tempo era situata la piccola darsena dove i blocchi di marmo venivano infine sbarcati. Ancora oggi il marmo usato per la cattedrale è quello di Candoglia. E questo è un marmo di colore bianco-rosa o grigio. Le cave di Candoglia sono situate nel comune di Mergozzo, in Val d'Ossola, in Piemonte. I canoni stilistici ed artistici della civiltà occidentale furono rivoluzionati dalla comparsa dell'arte gotica tra il XII e il XIV secolo. Tramontata l'arte romanica, fu il gotico a dare nuovo impulso all'architettura in pietra e l'impiego dell'arco ogivale della volta a costoloni consentì l'alleggerimento dei pesanti muri di pietra. Questo diede la possibilità ai costruttori di inserire le vetrate nelle pareti, perché esse non dovevano essere più costruzioni massicce, perché non più abilitate a sorreggere il peso dell'edificio, peso che veniva distribuito sui pilastri e i grossi contrafforti laterali. Il gotico si sviluppò in tutti i settori dell'arte, dalla scultura alla pittura, dall'arredamento alle miniature, tutto cambiò. E cambiò in modo radicale anche la figura dell'artigiano costruttore. Con l'arte gotica si inaugurò l'era delle cattedrali ed esse rappresentarono la massima espressione dello splendore della cultura medievale. Anche coloro che edificarono queste imponenti costruzioni per tutta la cristianità acquisirono a quel tempo lustro e fama. Architetti, tagliapietre, carpentieri ed altri manovali erano chiamati ad erigere edifici grandiosi in un'impresa collettiva, complessa e costosa, che richiedeva un alto grado di specializzazione tecnica e divisione del lavoro. Così, nel XII secolo sorsero i cantieri, vere e proprie organizzazioni di salariati che prevedevano la totale subordinazione del singolo alle esigenze del lavoro artistico comune. I cantieri erano regolati da una precisa gerarchia e i maestri muratori e manovali erano posti sotto la guida di un architetto chiamato in genere capomastro. Un ruolo esclusivo che si raggiungeva solo al culmine dell'ascesa nella gerarchia delle corporazioni. Il primo ingegnere a capo della costruzione della cattedrale fu Simone d'Orsenico. Egli era architetto e costruttore e fu affiancato da altri maestri lombardi che nel 1388 iniziarono i muri perimetrali. Nel 1389 il francese Nicolas de Bonaventure venne poi incaricato di disegnare i finestroni.
Per la direzione del cantiere vennero anche chiamati architetti francesi e tedeschi, ma restarono in carica per pochissimo tempo. E questo perché le maestranze lombarde, abituate ad una diversa pratica del lavoro, erano loro ostili. La fabbrica del Duomo andò quindi avanti in un clima di tensione, con numerose revisioni che, nonostante tutto, diedero forma ad un'opera di inconfondibile originalità.